Perfetto. Ok, siamo con Antoine Salut di Everest Poker, Poker Pro, un giocatore attesissimo per il tavolo finale del World Series of Poker a Las Vegas nel November 9. In questo momento lui è ottavo in chips e chiaramente congratulazioni Antoine per aver raggiunto entrambi i tavoli finali sia a Londra che alle World Series of Poker. Qual è il tuo feeling? Questo è un torneo di preparazione per il tavolo finale delle World Series, diciamo, di allenamento. E qual è il tuo feeling per la sfida decisiva? Dei fili decisivi? Come ho visto questa preparazione e come sono stata la finale? Per la preparazione, già il suo passo sono partito il tournoi che ho fatto depuis Vegas. Donc j'ai fait le parcours, j'étais assez loin, aller voir Series Europe. Voilà, c'est l'expérience que je prends sur les tournois, sur les jeux, de jouer une table finale justement dans Series Europe dans les mêmes conditions, avec à peu près un stade similaire de 40 blindes, avec des grands joueurs connus. Et voilà, j'apprends. Là je commence à voir des vidéos sur ESPN des joueurs que je joue en table finale aussi, regarde un petit peu comment ils jouent et je vais renseigner beaucoup plus en préparation à Paris aussi. Voilà, au fil du temps. Sì, la traduzione? Sì. Allora Antoine fa questa preparazione facendo molto tornei, il Partus Poker Tour, anche il WSOP Europe in Londres. Ha fatto belli risultati e attualmente sta studiando il video di ESPN per vedere come giocano gli altri finalisti della tavola finale. E con questi tornei ha molta esperienza, accumula molta esperienza e lo fa così. E che tipo di strategia attuerai per il tavolo finale del World Series? Hai già pensato Antoine a un modo di gioco considerato anche il tuo stack? Aspettate già definita strategia in funzione del ton stack o est-ce que tu verras en funzione del ton stack? Non, mais justement je vais tout seul sur la table en moment même, enfin des joueurs justement, du coup je les ressentir en mieux. Sì, non ha elaborato una strategia predefinita per questa tavola finale, ma vedrà in funzione di come va la tavola finale, come giocano gli altri giocatori e dipende da tutto quello che vedrà in ESPN, nei differenti video di ESPN, e allora vedrà una volta che sarà in Las Vegas come attuerà e quale sarà la sua strategia. Diciamo tu sei l'uomo immagine di Everest Poker per le World Series, che tipo di rapporto hai con la Poker Room e il tuo rapporto anche con il poker online? Tu es l'image actuelle de Everest Poker, quels sont tes rapports avec la room et avec le poker online en général? J'ai débuté le poker sur internet déjà, et donc sur Everest Poker. C'est là où j'ai eu mes premiers résultats, mes premiers tournois gagnés, mes premières qualifications pour des tournois live comme le Spanish Poker Tour. C'est là aussi que je me qualifie pour le Main Event de Vegas. Donc voilà, c'est un site que j'aime bien. Maintenant je suis rentré dans la team, ça se passe bien, on se retrouve sur les événements, une bonne relation. Provo a tradurre io stavolta, cioè praticamente è lì che ha cominciato a giocare su Everest, si è qualificato anche per il Partus Poker Tour, per il World Series of Poker e quindi è molto contento di giocare per Everest, adesso è entrato nel Team Pro, per cui è molto contento di questo. Parliamo del torneo, come sei messo, adesso hai 70.000, mentre no, hai 60.000 chips, donc ça passe bien dans le tournoi, qu'est-ce que vous pensez de l'organizzazione? Déjà c'est un bon lieu, Marrakech, là la salle est super, c'est un bon format. Moi je suis tombé à 8000 jetons de 4 niveau, et là je suis bien remonté, je suis bien et on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est un joli tournoi. Che praticamente è un bellissimo torneo, all'inizio al quarto livello era sceso a 8.000 gettoni sui 20.000 iniziali, però adesso ha recuperato bene, si trova a 70.000 chips, quindi ha praticamente il doppio quasi dell'average stack, quindi gli piace molto Marrakesh, gli facciamo i migliori auguri per questo torneo, per il corso di Sopoca. Non vuole la migliore conscience di ICE o... Merci beaucoup, merci, bonne chance.